Buonasera ragazze. Allora, è martedì, mancano 5 giorni al matrimonio. No, 4 giorni al matrimonio. Io sono arrivata a casa adesso, sono sfattissima. Oggi sono praticamente stata tutto il giorno in macchina. La casa è un delirio perché qua ci sono 3 valigie, ossia quella che porterò io in viaggio, quella del mio fidanzato più un altro trolley, perché ovviamente la notte del matrimonio dormiremo lì in location, quindi dobbiamo preparare un piccolo trolley con il cambio per il giorno dopo, visto che il giorno dopo purtroppo non potrò più indossare il mio vestito da sposa per tornare a casa. Quindi giusto da mettere i beauty, il pigiama, insomma, un cambio per il giorno dopo, più insomma il mio eventuale paio di scarpe per il cambio durante la sera, un eventuale camicia di ricambio per il mio fidanzato dovesse sudare o sporcarsi. E poi qua ho iniziato a mettere tutte le cose che probabilmente faranno parte del mio bagaglio per il viaggio di nozze. Scusate, ma ho tutte le tapparelle giù in casa perché fa caldissimo fuori, quindi sto cercando di creare un habitat di ombra in casa. E quindi qua c'è un pochino tutta la roba che mi porterò. Quindi passiamo dai maglioni e dai giubbini 100 grammi a tutte le vestitine, infradito, cappellini in cotone, perché ovviamente insomma ci sarà un clima vario. Stasera ho fatto l'ultima prova del vestito, è stato emozionante perché la signora mi ha detto: ti sei guardata bene, la prossima volta che indosserai questo vestito sarà il giorno del matrimonio. Ah! Ansia. Domani è il mio ultimo giorno di lavoro, dopodiché da domani sera inizia il restauro, domani sera inizio ad andare dal parrucchiere a fare i colpi di sole e via dicendo. In questi giorni mi accompagnerete quindi nella preparazione dei giorni al matrimonio, quindi non farò il vlog del giorno del matrimonio per ovvie ragioni, però insomma vloggerò un po' in questi giorni prima della la calma, prima della tempesta. No, scherzo, in realtà e la tempesta è adesso, poi ci sarà la calma il giorno del matrimonio. Niente, ci vediamo domani allora. Allora, è mercoledì, mancano 3 giorni, 2 quasi ormai. Oggi è stato il mio ultimo giorno di lavoro, tra l'altro sono lucidissima, oggi ho sudato un sacco. Ora sto andando dal mio parrucchiere, perché praticamente il parrucchiere che mi pettinerà il giorno del matrimonio non è il mio abituale parrucchiere, perché lui non fa il servizio sposa, quindi vado stasera da lui a rifarmi i colpi di sole, perché li ho fatti un mesetto fa, quindi ho un po' di ricrescita. E poi invece venerdì andrò dal mio parrucchiere che mi pettinerà il giorno del matrimonio per fare tutti insomma i classici trattamenti che si fanno il giorno prima delle nozze. Quindi sono le 6, fortunatamente il mercoledì il mio parrucchiere è aperto fino alle 10 di sera, quindi adesso vado a fare i colpi di sole. Ho salutato tutti i miei colleghi, insomma ho detto loro che mi avrebbero poi rivisto tra più di un mese, perché rientrerò a lavoro il 27 di agosto con un anello in più, farà un po' impressione e insomma inizio forse a sentire veramente l'emozione, che manca veramente poco. Noia. Vado così all'altare. Buongiorno ragazze. Allora, oggi è giovedì, mancano 2 giorni, l'ansia sale. Io appunto, come vi ho detto ieri, da oggi sono in ferie. Questo è il risultato dei colpi di sole di ieri. In realtà sono stato un ritocco, quindi non ho fatto effettivamente proprio completamente i colpi di sole, però insomma, visto che appunto farò un'acconciatura, almeno non ho proprio la ricrescita, che è ancora una ricrescita di un mese, quindi non così pazzesca. Stamattina sono completamente struccata, ho solo messo un po' di mascara, un po' di rossetto, perché alle 11, adesso sono le 9:30, alle 11 devo andare dall'estetista a fare ceretta in ogni dove, poi farò un massaggio perché ne ho seriamente bisogno. Dicevo, quindi poi vado a fare il massaggio, dopo vado a mangiare a casa dei miei, tanto oggi il mio fidanzato lavora ancora, ha detto che è più tranquillo a lavorare piuttosto che stare con me a casa, che sono agitata. E poi oggi pomeriggio in realtà devo andare a ritirare alle 4 il mio abito da sposa, poi devo andare alla MAC a comprarmi il fondotinta, perché la mia truccatrice mi ha detto che era meglio proprio il giorno prima, anche perché in realtà oggi vorrei farmi ancora una lampada, perché sono colorita, però vorrei ancora un pochino di colore, quindi già che sono dall'estetista spero che sentiate un trifacciale me lo faccia.
quindi poi oggi vado a comprarmi appunto il fondotinta alla MAC che poi utilizzerò quel giorno, e poi devo andare dal prete a portargli il libretto messa. Quindi insomma una giornata intensa. In tutto questo io dovrei sempre fare la valigia, perché sono tipo giorni e giorni che ho tutta la roba appoggiata sul tavolo del salone, ma non ho ancora fatto la valigia, quindi mi dedicherò poi questa sera. Adesso vado al mercato a farmi un giretto perché ne ho bisogno. In macchina con mia mamma. Ciao. Stiamo andando a ritirare il vestito da sposa. Siamo venuti con la macchina di mio papà, che è più grande, perché almeno siamo sicuri che non si pieghi, che sta lì. Io stamattina ho fatto anche una lampada in modo da avere un pochino di colorito in più. C'è questo brufolo che è lì da giorni, che non si capisce se cosa vuole fare. Spero che se ne sia lì come è stato fino ad ora. Io sono praticamente struccata, perché poi dopo, come vi ho già detto, vado alla MAC a comprarmi il fondotinta. Quindi adesso andiamo a ritirare il vestito, poi lo affido a mamma che me lo tiene a casa, e io vado in centro alla MAC e a portare il libretto della chiesa al prete. Allora, vestito ritirato, le commissioni di oggi sono quasi finite. Sto andando dal prete a consegnare il libretto messa. Missioni del giorno terminate. Ho fatto tutto quello che dovevo fare. Sono andata a ritirare l'abito, come avete visto. L'ho portato a casa dei miei immediatamente. Sono andata dal prete, poi sono andata alla MAC a comprare fondotinta e correttore, che poi la mia truccatrice utilizzerà quel giorno. Mi ha anche fatto la prova, ma insomma adesso vi faccio vedere qual è, perché ho il sacchetto di là. E niente, adesso sono stravaccata sul divano, sono tipo le 7:15, sono stanchissima. Poi oggi c'era un caldo, cioè credo ci fossero almeno 35-40 gradi, stavo morendo. Giuro che mi stanco molto di meno a lavorare, anche perché almeno in ufficio abbiamo un pochino di aria condizionata, che quindi ti fa stare un pochino al fresco. Comunque, stasera ultima notte che dormo in questa casa, domani sera dormirò a casa dei miei genitori. Domani mattina alle 9 sarò già a fare mani e piedi, vado insieme anche a mia mamma, che anche lei li deve fare. E poi alle 5 domani vado invece dalla parrucchiera, quella che poi mi pettinerà definitivamente. In realtà le unghie le rifarò praticamente identiche, ho pochissima ricrescita, però col fatto che poi mi dovranno durare per un mese nel viaggio di nozze le devo fare per forza. Tra l'altro domani, prima di andare via di casa, di trasferirmi a casa dei miei, devo ricordarmi di togliere l'anello e anche questi, di insomma togliere tutti gli accessori che ho, perché insomma alcune il giorno del matrimonio tengono, anzi il bon ton, mi ha detto la signora degli abiti da sposa, direbbe che nel momento in cui lui mi va a infilare l'anello, la fede, io sfilo l'anello di fidanzamento, mi metto la fede e dopo metto l'anello di fidanzamento. Altre invece per comodità lo spostano nella mano destra. In realtà io preferisco avere le mani nude, quindi non indosserò nulla, però mi devo ricordare di lasciarli qua a casa. E cos'altro? Situazione brufole sempre lì, però su consiglio di Shadi, anzi c'è un brufolo qua sotto che è nuovo, su consiglio di Shadi, appunto la truccatrice della MAC che io conosco, mi ha detto di mettere un po' di Gentalin, quindi stasera mi faccio un bel po' di impacco col Gentalin, che è tipo un antibiotico, quindi dovrebbe asciugarlo. Basta, continuo un po' a rilassarmi, adesso mi guardo qualche video su YouTube, mi sono già messa qua nella postazione e basta, relax. Buongiorno, -1, è venerdì, domani mi sposo.
Allora, sono qua sotto casa dei miei genitori perché andrò qui a fare le unghiette e i piedini. Infatti vedo già mia mamma che sta arrivando perché andiamo insieme, anche lei farà mani e piedi. E basta, ci vediamo dopo. Allora, ho appena lasciato Luigi, sono alle 4:30, lo rivedrò solo domani all'altare e niente, ho ancora delle cose da portare qui a casa dei miei, devo andare dal parrucchiere, fa un caldo, ci sono solo 35 gradi, si muore. Allora, sono dai miei, ho anche l'impacco sul brufolo, vabbè, tanto siamo intime ormai. E ho già sistemato qua sul tavolo quella che sarà la postazione della truccatrice. E qua invece ci sono i fiocchi che andranno sui. Come si chiamano? Sugli specchi. Stavo dicendo, scusate, ma mi aveva chiamato la mia wedding planner perché tra poco mi porterà il. Come si chiama? Il bouquet. E quindi queste andranno sulle affatti mia mamma e andranno sugli specchietti della macchina di mio cugino che mi porterà in chiesa. Insomma, io non ho voluto affittare una macchina perché mi sembrano soldi veramente sprecati. Quindi inizialmente, ma proprio inizialmente, volevo utilizzare la mia Smart, io ho una Smart bianca e mi piaceva l'idea di arrivare in chiesa con la Smart. Il problema è che avrei dovuto guidare io perché mio padre ha dei seri problemi a guidare la Smart, cioè ogni volta, io ce l'ho da 5 anni, ogni volta che gliela lascio perché magari da portarla al carrozziere e fare revisione, gli devo spiegare nuovamente come si guida, vabbè. E visto che ho un vestito molto voluminoso non me la sentivo, ecco, insomma, poi vista l'agitazione di guidare, quindi poi subito dopo mi ho detto, vabbè, usiamo la macchina di Luigi, mio marito. Mio fidanzato per adesso, che anche lui ha un Audi, però insomma poi abbiamo trovato questo nostro cugino, che è un cugino di mia mamma, pensate che aveva già fatto da autista al matrimonio dei miei genitori 35 anni fa, 36 anni fa, che era giovanissimo e quindi insomma mi piaceva il fatto di continuare questa tradizione. Quindi mia mamma ha fatto questi fiocchi, io non ho voluto mettere fiori, mettere tante cose, e insomma, quindi questo. E adesso vi mostro invece il fondotinta che utilizzerò. Allora, qui c'è il tutto, e qua ci sono i cosini che metterò in testa, delle forcine, diciamo, con una perlina. E dalla matita, qua c'è anche lo scontrino, perché in realtà la truccatrice mi ha detto che se si teneva lei il fondotinta perché a me non interessava, mi restituiva i soldi. Questo è costato 32 euro ed è il Face and Body. Io appunto vado alla MAC Dasha di India Roma, che è la store manager che conosco da diversi anni e mi ha consigliato questo e ho preso il mio colore al momento è la N3. Poi come correttore ho preso il Pro Longwear Concealer nella colorazione NV25 e questo invece è il rossetto che utilizzerò, che è una tinta della Wycon ed è il numero 77, perché invece ho mia cugina che lavora alla Wycon ai viali e quindi mi ha consigliato questo colore. Poi vabbè, qua ci sono le pinzette, c'è al momento il mio contorno occhi che sto utilizzando, che è questo qua, la mia crema viso della Canopè e poi il mio spazzolino da denti, nulla di interessante. È appena arrivato il mio splendido bouquet composto da rose, principalmente panna e rosa pallido, e la parte verde è oleandro e olivo. È stupendo, bellissimo. Il gran giorno è arrivato, io sono a casa che sto aspettando trucco e parrucco. Sono tipo le 10 e qualcosa, 10 e un quarto. Teoricamente la parrucchiera dovrebbe arrivare verso le 10:30, 11, poi il trucco e così via. Io mi sto un po' annoiando a non avere niente da fare, però vabbè.